Ciao a tutti, sono Paola e oggi vorrei fare con voi una sessione, una breve sessione di tapping sull'ansia. Vi ricordo che non sono una psicologa, una psicoterapeuta, non sono una psichiatra e quindi nel caso l'ansia fosse per voi un grosso problema che vi limita molto nella vita, vi impedisce di viverla appieno, vi suggerisco di rivolgervi a un professionista. Inoltre, vorrei dirvi che ho fatto un video, il mio primo video, si chiama EFT Tapping con Paola, breve introduzione o una breve introduzione. E vi suggerisco di vederlo prima di continuare, nel caso questo fosse il primo video che vedete con me, in modo da poter capire bene come suggerisco di seguire questi video per poterne beneficiare al meglio. Prima di iniziare, come con ogni sessione di tapping, sentiamo un po' come ci sentiamo nel nostro corpo, nella mente, i pensieri, le emozioni. E oggi parliamo di ansia, quindi diamo un valore numerico al nostro stato di ansia, che va da 0 a 10, dove 0, no, sono tranquillo, sto bene, e 10, no, sento molta, molta ansia e sento bisogno di aiuto, per esempio un aiuto con un po' di tapping. Dopodiché iniziamo facendo tapping, iniziamo picchiettando sul lato della mano, una o l'altra, va bene uguale. Anche se ho ansia, mi amo e mi accetto completamente. Anche se sento questo stato di ansia nella mente e nel corpo, mi amo e mi accetto completamente. Anche se sento uno stato di ansia che un po' mi offusca la mente, mi fa sentire qualcosa di strano in tutto il corpo, mi amo e mi accetto completamente. E amo e accetto completamente le mie emozioni. Ora passiamo ai punti. Ansia. Che ansia. Tutto intorno a me, solo ansia. Mi sento confusa. Non so da che parte girarmi. Sento ansia. Mi sembra che non funzioni nulla. Mi sembra di non poter affrontare nulla. Mi sembra tutto più grande di me. Tutto troppo difficile. Difficile da affrontare. Difficile da vivere. Difficile prendere decisioni. La sento nel corpo questa ansia. La sento soprattutto, ad esempio, nel petto. E mi sento soffocare. La sento negli occhi. È un po' come vedere tutto offuscato. Quest'ansia mi impedisce di vedere bene, di vedere bene la mia situazione. È un po' come un video che non funziona bene, con le immagini che si muovono un po' e non riesco a capire bene quale sia l'immagine giusta. Quest'ansia mi impedisce di vedere bene. Mi impedisce di vedere chiaro. Mi impedisce di vedere bene intorno a me. Limita la mia visione. Limita la mia visione della mia vita. La altera.
Sento che è tutto aggrovigliato. E invece vorrei vedere le parti distinte. Poter affrontare i vari problemi e i vari aspetti. Uno diviso dall'altro, uno più separato dall'altro. E lasciare andare questo groviglio. L'ansia mi dà una sensazione di groviglio nella mia vita. E invece vorrei sciogliere questo groviglio. Scelgo di scioglierlo. Scelgo di lasciare andare la matassa. E vederne ogni aspetto. I vari fili come parti della mia vita. E se lascio andare un po' l'ansia, li posso vedere meglio. Scelgo di poterli vedere meglio. Scelgo di poterli vedere con un po' di distacco. Scelgo di guardare i problemi con un po' di distacco. Uno alla volta. Se li guardo uno alla volta è diverso. Posso guardarli uno alla volta. Distinguerli e vedere le varie situazioni. Non sono tutte così disastrose. La mia vita mi sembrava un disastro. Ma se guardo meglio, non è un disastro. E io posso guardarla meglio. Posso avere uno sguardo un po' più limpido. Vedere con limpidezza. Scelgo di vedere con più lucidità. Scelgo di lasciare andare quest'ansia. E vedere con più serenità, con più rilassatezza, con più luce. Vedo delle immagini chiare, delle immagini molto più chiare, che mi permettono di capire. Mi permettono di conoscere, mi permettono di esprimermi. Posso trovare delle semplici soluzioni, una alla volta, semplificando, con serenità, con più leggerezza. Con luce. Scelgo di guardare la mia vita con luce e con un sorriso. Un bel respiro profondo e un po' d'acqua. L'acqua fa sempre bene quando si fa tapping, aiuta a far circolare l'energia. E proviamo di nuovo a tornare a misurare il nostro livello di ansia, auspicando che sia un po' diminuito. Diversamente, sapete che potete riutilizzare questo video seguendolo e personalizzandolo ogni volta che ne avete voglia, ogni volta che lo ritenete utile per voi. Alla prossima. Ciao.